Lo stato di salute di Montalcino e del suo vini è sempre ottimo. Fa piacere trovarsi anche quest'anno qui a Opera Wine. È un onore e un piacere esserci. Montalcino è come sempre degnamente rappresentato, tenendo presente che il mercato americano è comunque un mercato che per Montalcino rappresenta il 25%, un mercato che continua a darci risultati, aspettative. Il Brunello è chiaramente da sempre uno dei vini più apprezzati sul mercato americano. Direi che sta andando bene. Realmente Montalcino è un'isola, continua ad essere un'isola felice. Questo vuol dire che i produttori e il consorzio del Brunello in questi anni hanno lavorato bene e si sono impegnati per continuare a mantenere il successo che Montalcino e i suoi vini si meritano. Il Brunello di Montalcino è molto importante per tutti i mercati, veramente, perché il vino è molto importante, ma anche una notizia per tutto il mondo che l'Italia e Toscana e Montalcino fanno il Brunello e il vino rossi più meravigliosi nel tutti i mondi. Ma siamo molto anche contenti di essere qui ora a Opera Wine, perché è molto orgoglioso di essere incluso nelle questi gruppi di vini molto importanti e molto fabulosi. Allora siamo molto contenta di essere una famiglia di Montalcino e una famiglia americana da New York. Sono molto molto felice di essere ancora anche in Italia, specialmente qui a Verona per Vinitaly. Presente anche Mastro Ianni per l'ennesima volta, insomma, cosa significa essere qua ad Opera Wine, che ambiente si respira e qual è anche poi il ruolo di Montalcino in questa rassegna che numericamente ci sembra comunque molto rappresentativo? Sì, noi facciamo un Brunello veramente tipico, usiamo solo botti grandi, essere a Opera Wine significa essere nella più bella vetrina per i vini italiani che esista, quindi per noi è una grande soddisfazione. Ci sono contatti soprattutto con giornalisti, ma anche con la clientela selezionata che arriva un po' da tutto il mondo. Allora, per noi è un orgoglio, siamo fieri di essere da sempre, da quando è iniziata Opera Wine, essere stati presenti, per cui per Casanova di Neri è un grande onore, speriamo anche in futuro di rimanere. All'interno di Opera Wine credo che il Brunello rappresenti una fetta importante della produzione enologica italiana sotto ogni punto di vista. Credo ci siano 6-7 aziende di Montalcino e che ci fa grande onore. Essere qui è importantissimo perché bene o male essere censiti dalla prima lista del mondo e quindi è un punto di arrivo, un coronamento del lavoro di generazioni. E il Brunello di Montalcino dipende dai montalcinesi, dipende se i montalcinesi avranno la testa, Montalcino rimane il numero uno, se i montalcinesi invece la testa incominciano a perderla, allora è molto pericoloso. Per me è la settima volta che sono qua, quindi sono qui fin dall'inizio ed è un grandissimo risultato, neanche a dirlo, insomma non bisogna essere pieni di parole per dire questo. È assolutamente per Montalcino è importantissimo e siamo in diversi, perché ho visto che ci sta Vincenzo Abruzzese, a parte Biondi Santi che è uno dei storici, siamo diversi da Montalcino e significa che Montalcino è sempre uno dei vini più importanti d'Italia, se non il più importante, ma diciamocelo fra di noi, e soprattutto per gli americani rappresentiamo veramente la fascia altissima del vino italiano, ed essere qui di nuovo con Altesino, beh, noi gli diamo l'anima, è un bel riconoscimento, lavoriamo tutto l'anno per ottenere queste cose qui. Certamente fa molto piacere di essere qua a Verona, a Opera Wines. Opera Wines è un po'
un piccolo club di produttori, siamo poco più che 107 mi sembra quest'anno, quindi fa molto piacere essere qua. Io abbiamo avuto la fortuna di essere qua dal primo anno e quest'anno ci abbiamo facciamo assaggiare una cosa che non c'è, ovviamente non c'è perché 2012 è finito. Montalcino ha regalato questi anni dei vini straordinari e grazie a Dio sono stati molto ben accettati dal pubblico, dagli americani in special modo. Gli americani sono ancora i nostri primi sbocchi, però non dimentichiamo la grande passione anche per il mercato italiano, per gli italiani a questo grande vino e per tutto il mondo. Quindi Montalcino, mi piace vedere dietro la bottiglia di Castelgiocondo, dietro c'è questa specie di bandiera quasi del Giappone, del sollevante. Io mi immagino ancora tanto, tanto sole, tanta crescita per Montalcino. Dobbiamo continuare a lavorare bene, non dobbiamo mai sentirsi arrivati, e quindi grande attenzione alla qualità, al servizio, essere gentili, aprire le nostre cantine e non aver paura di confrontarci. Per noi è un grande onore essere ancora qui un'altra volta e penso che sia molto significativo che il Brunello di Montalcino sia riuscito ad arrivare fino a questi bellissimi livelli. L'apertura di Opera Wine è sempre un evento eccezionale, ci si ritrova tutti, è un po' un mettersi in pista per questo Vinitaly che ha tutte le i migliori possibilità di essere un ottimo Vinitaly. Il mercato del vino sta andando bene, il futuro è roseo, gli Stati Uniti almeno per noi sono stati un pochino più complicati quest'anno, però rimane il mercato di riferimento dell'export. Certamente l'Asia è una sfida futura che però è ben più complicata, quindi ci vorrà molto tempo per sviluppare in maniera solida e positiva tutta la parte di Asia e Cina soprattutto. Ma questa è sicuramente la vetrina più importante, diciamo, in Italia, anche perché raggruppa un po' i 100 migliori tra i migliori produttori d'Italia e quindi una vetrina sia nazionale che internazionale. Per quanto riguarda il Brunello, sicuramente credo che oggi a livello di vino premium sia quello veramente dove c'è ancora una domanda molto molto importante. E al di là degli Stati Uniti, che rimane comunque un mercato di riferimento, noi almeno, che abbiamo una produzione insomma abbastanza importante, diciamo è generale proprio la richiesta di Brunello, direi sia nei mercati tradizionali, quindi Stati Uniti, Canada, Germania, e sia nei mercati andiamo più giovani. La Cina sicuramente potenzialmente sarà un grosso mercato di riferimento, potenzialmente potrebbe assorbire un po' tutta la produzione e sicuramente tra le denominazioni è quella sicuramente la più conosciuta tra i vini italiani. Ecco. Opera Wine sta andando molto bene, abbiamo iniziato oggi, quindi c'è stato un buon flusso di persone, quindi siamo molto soddisfatti. E siamo anche molto soddisfatti dell'esperienza Brunello, abbiamo investito nel 1994, quindi abbiamo acquistato un'azienda che già esisteva, che si chiama Pieve Sandra Istituta, e dal 94 abbiamo incominciato anche a produrre Brunello. È un investimento di cui siamo molto soddisfatti, anche perché riteniamo che la denominazione è molto forte e c'è anche un collegamento, un sottile filo che collega il Sangiovese con Nebbiolo, quindi siamo molto soddisfatti di Montalcino. Una battuta su come sta andando Opera Wine, intanto che significa anche per voi essere stati selezionati tra i 107 produttori? Beh, un grandissimo orgoglio, le aziende italiane sono tante, rientrare nelle 107 aziende italiane degne di essere parte di questa kermesse estremamente importante e credo che dia un grande segnale di quello che è l'attenzione di Wine Spectator per il mondo del vino italiano. Noi siamo contentissimi di essere a Montalcino e crediamo tantissimo in questa denominazione, crediamo tantissimo nel progetto dei Cru di Vallissuga e di evidenziare quelle che possono essere le differenze nei traversanti di Montalcino. Montalcino è sicuramente oggi con il Brunello una insieme al Barolo tra le denominazioni più importanti, a queste fa seguito l'Amarone.
all'interno della nostra azienda per noi sono tutti importanti, ma è certo che quando sei in una denominazione come il Brunello si sente anche l'energia positiva che arriva da queste denominazioni di grande successo, nelle quali ci vuole attenzione, costanza produttiva e sempre questo focus mirato alla qualità e al racconto del territorio e dell'identità dei vari territori. Essere selezionati è soprattutto motivo di enorme orgoglio, perché siamo qui insieme a degli illustri produttori, colleghi, che hanno meritato di essere selezionati tra le migliori aziende d'Italia, da tutta Italia, dalla rivista probabilmente la più influente del vino ancora oggi, che è Wine Spectator. Non è l'unica, ma sicuramente tra le più influenti. Quindi per noi è motivo di grande soddisfazione, lo siamo dal primo anno e quindi cerchiamo anche di tenerci stretta questa posizione, di meritarcelo anche in futuro. Noi personalmente come famiglia siamo storici della Valpolicella, abbiamo acquisito un'azienda a Montalcino, Podere Casisano, 3 anni fa, oggi qui siamo rappresentati dal nostro Amarone, dal vino storico, però siamo andati molto vicini anche all'essere scelti come Casisano. Quindi cosa significa? Significa che Montalcino come territorio rappresenta veramente l'alta gamma a livello di enologia italiana. Lo è altrettanto la Valpolicella, noi personalmente siamo presenti in tutti e 2 i territori e siamo estremamente orgogliosi di questo. Tra i vari stand c'è anche quello della famiglia Cotadella, che tra l'altro recentemente ha fatto anche un investimento importante in Montalcino e quindi sul Brunello. Esattamente, abbiamo preso a partire da settembre dell'anno scorso, tra l'altro siamo riusciti anche a entrare nel periodo di vendemmia, l'azienda Le Maciocche. E insomma un'aziendina che ci ha fatto veramente, ci siamo innamorati di quel territorio, di quella parte di Montalcino. C'è stata questa opportunità, allora siamo riusciti a cogliere nel tempo giusto, siamo veramente entusiasti perché il posto è magnifico. Aver acquisito l'azienda nel Brunello e Montalcino è stato il completamento, insomma, di essere presenti nelle 5 migliori denominazioni, insomma, della Toscana, quindi per noi è come la ciliegina sulla torta. Poi per essere, insomma, presenti a Opera Wine è sempre una bellissima pubblicità, perché insomma essere sempre selezionati tra le 100 migliori cantine d'Italia ci porta a essere orgogliosi, insomma, dei nostri prodotti. Siamo fortunati, la 7ª volta su 7 Opera Wine che siamo presenti. È un onore, una festa da fare insieme per il Vinitaly e insieme a voi. Venite a bere, in particolare Brunello di Montalcino. Grazie.